al soprano Daniela Cappiello. Potrei leggere due pagine del suo curriculum, ma veramente fittissimo. Mi limiterò a dire che è nata a Piano di Sorrento e che ha cominciato già all'età di 14 anni ad avvicinarsi agli studi del canto lirico, o se mi consente, io dico del bel canto, presso il Conservatorio Martucci di Salerno, dove si è diplomata con lode e menzione speciale nel 2012 e poi si è specializzata in tantissimi corsi ed aggiornamenti in ogni parte d'Italia e d'Europa. Vi ripeto, è lunghissimo il suo curriculum, per cui la invito subito qui con noi, perché poi ci delizierà dopo del suo bel canto, come dicevo. Allora, il sindaco di Piano di Sorrento, che era delegato alla premiazione, non è con noi, consegna Giuseppe Esposito, presidente del Leo Club Penisola Sorrentina. Tra l'altro è colui che ha proposto il riconoscimento per Daniela. Vice sindaco di Sant'Agnello. Va bene, Giuseppe Gargiulo, perché ai Natali risiede a Sant'Agnello, anche se so che è nata a Piano di Sorrento, ma forse esigenze di clima è di Piano di Sorrento. Va bene, una volta tanto tagliamo i confini geografici. Giuseppe Gargiulo, con Giuseppe Esposito, presidente del Leo Club della Penisola Sorrentina. Allora, la motivazione. Al soprano Daniela Cappiello, giovane talento già affermata nei maggiori teatri italiani ed esteri, in viaggio per il mondo, ma con un piede saldo nella propria terra. Intende la musica come opportunità per promuovere il dialogo e la comprensione tra gli uomini. Complimenti. Allora, è convinta che ciò che ha meritato non si perde. Continua con impegno a perfezionare le sue doti canore e la sua crescita professionale. Adesso invece io le chiedo come nasce la passione per il bel canto. Intanto buonasera a tutti e complimenti al signor De Simone, al professor Milano per questo riconoscimento. Ringrazio Lions e Leo per questo premio. Come nasce la passione del canto? In realtà non ha una nascita, è una passione atavica, è nata assieme a me. Non saprei individuare un momento in cui ho detto ho la passione per il canto. Ho sempre cantato, ho sempre imitato. In famiglia mio nonno era un cantante, poi ho dovuto smettere per questioni, per la seconda guerra mondiale, però siamo appassionati di ascolto, nessuno canta, e io ho raccolto questa eredità. E quindi ho cominciato alle scuole elementari, alle scuole medie, il coro con la professoressa De Maria. E poi l'ultimo anno delle scuole medie ho conosciuto Emma in Napoli, con la quale ho preparato l'ammissione al Conservatorio di Salerno e ho studiato per qualche anno con lei, poi lei ha avuto un trasferimento al Conservatorio di Napoli, ho conosciuto la mia attuale guida, Cinzia Forte, e poi è stata una serie di incontri anche fortunati, ma dove c'è insomma tanto studio, perché appunto come ho spiegato, a volte è un mondo molto difficile perché ci si affida a qualcosa che è soggettivo, qualcuno può piacere, ad altri meno, e siamo soggetti a questo giudizio costante. E io sono stata fortunata, ma non ho neanche mai mollato fino ad ora e continuerò a fare del mio meglio e sicuramente credo che ciò che si guadagna con i meriti non può toglierlo nessuno e questa appunto la mia frase viene da questo e da una serie di tentativi. Penso che quello che arriva con i meriti non ce lo può togliere nessuno, questo vale in tutti gli ambiti, non solo nel mio. Quindi niente, poi ho conosciuto con la mia insegnante attuale, il mio agente, che è stato anche manager di Pavarotti, che conoscono un po' tutti, che è un po' il legame tra il mondo dell'opera e il pop. È stato appunto un promotore della cultura. E niente, quindi una serie di incontri, anche tanto studio, tanti sacrifici, perché purtroppo di questo lavoro si guarda solamente il bello, si guarda solamente, le luci, lo spettacolo, ma
ci sono tante rinunce, perché a un certo punto della vita di un giovane bisogna scegliere cosa fare e se, diciamo, io non ho più, cioè ho dovuto rinunciare a tante cose, seguo un'alimentazione particolare quando appunto devo cantare, ho degli orari precisi, insomma una vita molto regolare e quindi anche tante, e ho cominciato presto, chiaramente non lo faccio solo adesso, lo faccio almeno da 10 anni, quindi però se c'è la passione, tutto quello che si rinuncia, cioè non si sente come una rinuncia, ma si sente come una conquista e quindi diciamo è questo un po' il mio percorso. Allora, sempre qui alla consegna del romanzo Floreale, non poteva mancare per il riconoscimento in rosa. Giuseppe, volevi aggiungere qualcosa? Noi quest'anno abbiamo proposto vari nomi al Lions Club per una proposta, una premiata giovanile. E noi ci ha fatto enormemente piacere che la scelta è caduta su Daniela, perché è un artista della nostra terra che si sta affermando purtroppo più fuori dai nostri confini peninsulari che qui. Quindi per questo è stata proposta, perché comunque per farla conoscere al nostro territorio e a tutti i vari cittadini. E quindi io faccio i complimenti ancora a Daniela e quindi vi saluto. Grazie Giuseppe. Sindaco, buonasera a tutti, vi porto il saluto del sindaco, il dottore Sacristani, che purtroppo stasera per impedimenti personali non è potuto essere qui presente. Mi associo a tutti i complimenti che ti sono stati fatti, ma uno in particolare lo voglio fare. È un grazie a nome del Comune di Sant'Agnello per portare il nome del nostro comune, ma soprattutto anche il nome della penisola sorrentina fuori. Quindi ci ben rappresenti e sicuramente avrai grandi successi. Complimenti. Grazie Daniele, io un'altra domanda che volevo fare, hai parlato di tanti sacrifici, di tutto quello che fai ogni giorno per mantenerti in forma. Lo rifaresti? Ricominceresti da capo? Io non ho mai smesso, quindi direi di sì. Quali sono i tuoi prossimi appuntamenti importanti al di fuori della penisola sorrentina? Perché, come dicevamo, sei molto più famosa fuori dalla penisola sorrentina. I miei prossimi appuntamenti saranno Flauto Magico di Mozart al Teatro San Carlo di Napoli dal 27 marzo, in seguito Serva Patrona di Pesiello sempre al Teatro San Carlo, e poi sarò Musetta nella Boema al Teatro Lirico di Cagliari, Fiorina il Turco in Italia al Teatro di Sassari, un po' difficile per me da pronunciare, e sarò Lucia di Lammermoor a Montanci in Francia il prossimo anno. Vedo che la Sardegna te la ritrovi spesso, mi trovo il tuo curriculum iniziale e la ritroviamo adesso con Cagliari e Sassari, c'è un'affinità particolare con la Sardegna. È stata una serie di casi in realtà, perché ho conosciuto un direttore artistico del teatro Petruzzelli di Bari, che mi ha ascoltato in un contesto al di fuori del suo teatro, e quando c'è stato bisogno, diciamo, di una mobilità simile alla mia per un'opera fuori dal repertorio molto difficile, ha consigliato il mio nome, e così è nata questa collaborazione di stima reciproca con il Teatro Lirico di Cagliari, e poi adesso ho approdo anche al nord della regione per la prima volta. Che cosa ricordi del tuo debutto? So che hai debuttato con la band di Puccini al Festival Puccini d'Oro dell'Anno. Non è proprio esatto, è uno dei titoli, ho letto, lo so, non è colpa di nessuno, è uno dei primi titoli che ho rappresentato, e tra l'altro è un titolo molto, di un'opera che amo particolarmente. Puccini è un autore che arriva alle corde emotive anche di chi non conosce l'opera, però il mio debutto ufficiale è stato nel 2014, dopo la vittoria al concorso lirico Toti dal Monte, in cui ho vinto il ruolo di Lisa, e diciamo quella è stata la prima vera produzione in teatro, con le prove, ho imparato, diciamo, come si gestiscono le prove, dove risparmiarsi, tutte le prove con l'orchestra, e quindi il mio debutto ufficiale è stato a Treviso il 1° di ottobre del 2014. Complimenti, ora per voi.
Allora, che cosa ci proporrai questa sera? Perché in scaletta sta scritto che devi eseguire tre brani, non ho detto cantare, eseguire tre brani. Interpreterò tre brani, Un mio bambino caro da Gianni Schicchi di Puccini, Il valzer di Giulietta, Romeo e Giulietta di Gounod, Je vais vivre, e infine la primaria di Violetta dalla Traviata di Giuseppe Verdi. Grazie, complimenti ancora, invito il maestro Antonino De Rosa ad accomodare, un applauso anche al maestro. Il bel canto ha bisogno del supporto del pianoforte. Presidente, ti lascio il microfono. Rivendico il microfono per congratularmi ancora con la nostra giovane artista. E poi perché ho il piacere, due secondi, di consegnare un modesto omaggio reale al Presidente della circoscrizione, che sa a significare la stima, la grande stima che noi abbiamo nei suoi confronti e l'affetto che nutriamo, perché è molto vicino al nostro paese. Quest'anno, ogni volta, abbiamo fatto qualche cosa, abbiamo fatto poco, però è stata sempre appositamente presente. E la ringraziamo, questo è il simbolo della nostra stima. Voglio altresì ringraziare e dare un modesto omaggio all'assessora, alla dottoressa Maria Teresa De Angelis, perché si è adoperata molto negli ultimi giorni perché la manifestazione avesse luogo. Mi scuso per tutte le sollecitazioni e ringrazio. Inoltre, poi ho finito, sto sottraendo molto spazio. Grazie a lei, dov'è l'avvocato Nino Cuni? Se mi può concedere di avvicinarsi un attimo perché deve consegnare una targa ad una persona. E gradirei che la consegnasse lui. La targa è indirizzata al conduttore della seduta, ad Antonino Siniscalco, che è stato sempre molto disponibile e molto vicino al nostro paese.